Alessandro Capuro, sempre tantissime persone per questa tombola che quest'anno vi vede insieme con Agape, il fine è comune, l'intento anche. Sì, veramente, sta andando benissimo, siamo andati oltre ogni aspettativa, grazie a Dio le persone partecipano sempre in massa. Tra l'altro quest'anno abbiamo anche delle belle novità, oltre che la preziosa collaborazione con Agape, quindi tra due onlus, abbiamo anche dei intermezzi con Scane Academy, la serata viene allietata anche da Teatro Oltre, i presentatori di Redi che ti passa, quindi insomma promette bene. Abbiamo non solo beneficenza ma anche intrattenimento. Sì, esatto, abbiamo cercato di curare anche questo aspetto dell'intrattenimento. Tra l'altro il fine è appunto la beneficenza, quindi siamo contenti che la gente ha risposto in questo modo, perché daremo anzi una mano d'aiuto ancora più, diciamo, consistente, ecco, a chi ha un momento di difficoltà. Ricordiamolo a chi andrà il quanto raccolto stasera, a chi sarà destinato. Sarà destinato metà alla parrocchia della Chiesa della Perriera e l'altra metà alla Caritas della parrocchia del Carmelo. Questo per dare l'opportunità, diciamo, ad entrambi le Caritas di poter dare i generi alimentari e beni di prima necessità che noi appunto doneremo con il ricavato alle famiglie che vivono una condizione di disagio economico. E questa è la nostra mission e quindi stiamo cercando davvero di fare trascorrere il Natale in un modo un tantino migliore a chi vive una situazione di difficoltà. Dottore Giaramita, tanta partecipazione per questa tombola insieme con un'altra onlus di Sciacca, un momento di grande solidarietà. Grande solidarietà, sono veramente entusiasta per la partecipazione che sinceramente non mi aspettavo. E dicevo una cosa importante per noi, è la prima volta che, diciamo, siamo stati sempre noi diciamo coloro i quali hanno avuto bisogno della solidarietà degli altri. Stavolta siamo stati assieme all'associazione Capurro Amore per la Vita, siamo stati noi a cercare di dare agli altri, perché voi sapete benissimo che quest'anno abbiamo avuto grandi problemi, avevamo dei problemi molto importanti che hanno interessato la nostra associazione. È andato bene, è finita bene e quindi questa è una risposta che noi vogliamo dare alla società, alle persone, e stiamo vedendo veramente l'amore che questa società ha nei confronti delle nostre associazioni. Calogero Colletti, lei è responsabile del polo didattico Unipegaso qui nel nostro territorio. Ha deciso di far parte della rete di solidarietà che stasera sia la Onlus Capurro che l'Agape hanno messo insieme per questa tombolata. Perché? Che significa per lei far parte di questa rete? È un messaggio importante, un messaggio di solidarietà, di essere vicino ad una realtà molto importante come quella dell'Agape e dell'associazione Orazio Capurro Amore per la Vita. Essere presente significa essere parte di un'organizzazione già ben collaudata e che fa del bene comune verso delle persone che hanno bisogno di aiuto. Quindi in un periodo particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo era doveroso da parte nostra essere presenti ed è stato un piacere, un gesto fatto veramente con il cuore. Lo vogliamo ricordare, non solo lei ha messo a disposizione il primo premio di questa tombola, ma ci sono anche tanti altri colleghi, tante altre attività che a Sciacca, insomma, si sono prestate in questo gioco di solidarietà, quindi anche per voi commercianti, insomma, è stato un modo per essere presenti. Assolutamente sì, tantissima solidarietà da parte di tanti commercianti e tante attività che hanno voluto essere presenti come me. Io sono uno dei tanti, semplicemente ho dato una piccola disponibilità a poter fare quello che si poteva. Essere presenti è fondamentale, lo saremo oggi e speriamo di esserlo ancora per tanto tempo accanto di queste belle realtà che danno tanto luce e tanto lustro a quello che è un territorio importante come il nostro.